Grazie. Ok, prego. Mi chiamo Carlo Trezza. Non capita ogni giorno di avere un rappresentante del Regno Unito promuovere il ruolo dell'Europa in un settore così complesso e delicato come il disarmo nucleare, quindi è interessante e benvenuta questa presenza. Poi Des Brown come ministro della difesa è stato penso l'unico ministro della difesa ad aver effettuato un intervento alla conferenza del disarmo, normalmente sono più i ministri degli esteri che non i ministri della difesa a manifestarsi in quel contesto, quindi molto molto benvenuto. Il problema che volevo sollevare è gli ostacoli, sono gli ostacoli che si incontrano in Europa nel sviluppare una politica comune proprio nel campo del disarmo nucleare, dovuti alla disomogeneità dell'Unione Europea sotto il profilo nucleare. Sappiamo tutti che nell'Unione Europea ci sono i paesi militarmente nucleari, ci sono i paesi membri della NATO, ci sono paesi che hanno un retaggio pacifista e anche contrari all'energia nucleare. Ecco, quindi mettere insieme e trovare una voce comune dell'Unione Europea in questo settore è molto difficile. Ecco, come pensa lui di poter in qualche modo affrontare questo problema? Grazie. Prima ha chiesto la parola, se ho ben visto, prima ha chiesto lei e poi a lei. Grazie. Prego. Federica Mogherini. Innanzitutto vorrei ringraziare la Fondazione Ugo La Malfa e Lord Brown per essere qui, perché credo che sia molto importante ospitare in una sede istituzionale un dibattito di questo livello e di questo tipo, soprattutto in un paese come l'Italia, come Des Brown ha sottolineato, che fino adesso ha tenuto un profilo piuttosto basso all'interno dell'Alleanza Atlantica sul tema del disarmo nucleare. Innanzitutto vorrei dire che sono perfettamente d'accordo sulla specifica responsabilità dell'Europa, anche dei paesi non nucleari, che pure fanno parte appunto di un'Alleanza Atlantica, che in quanto tale quindi è un'alleanza nucleare, e che fanno parte dell'Unione Europea, che dovrebbe avere una strategia di difesa comune. Credo quindi che ci sia una specifica responsabilità dell'Europa e dei paesi europei, che spesso sottovalutiamo pensando che stia tutto nelle mani degli Stati Uniti e dei russi sostanzialmente, e che poco possa essere fatto. Ho una domanda per Lord Brown che è relativa alla NATO Defense and Deterrence Posture Review. Se è possibile avere un suo punto di vista sul grado di avanzamento dei lavori e sul grado di speranze che possiamo riporre nel fatto che l'esito di questa revisione porti a quello che lui accennava, cioè ad una considerazione del fatto che le armi nucleari non strategiche presenti sul territorio europeo siano effettivamente un elemento che non serve alla sicurezza né dell'alleanza né dei paesi che le ospitano né dell'Europa in quanto tale. Grazie. Vogliamo fare the first run, ok? Thank you very much for those, grazie di questi commenti. Ecco, li prenderò uno alla volta nell'ordine in cui sono stati presentati. Allora, la prima domanda, cioè come possiamo convincere i paesi in via di sviluppo, in particolare l'Iran, che perseguire la via nucleare non garantisce la sicurezza. Ecco, io non sono un esperto di Iran, comunque la sensazione secondo me è che c'è più una questione di un dibattito interno all'Iran, e anche in relazione alla posizione dell'Iran nel mondo.
negli anni 60, quando stavamo negoziando il trattato di non proliferazione e i paesi potevano mantenere delle armi nucleari mentre altri non potevano diventare stati nucleari, c'era questa garanzia per alcuni stati di avere accesso all'uso pacifico del nucleare, e gli Stati Uniti hanno affermato che se non si risolvono questi problemi ci saranno 25 stati nucleari nel mondo per la fine del secolo. Ora non ci sono, ce ne sono circa 9. 9 sono troppi? Tuttavia, per rispondere, dobbiamo pensare che passiamo da un ciclo quinquennale di panico in relazione al trattato con il programma di rispettare il trattato stesso, e ci sono molti paesi in via di sviluppo e sviluppati che non solo hanno scelto di non avere il nucleare, ma hanno addirittura rinunciato a dei programmi che avevano. Per esempio il Sudafrica o il Brasile o altri paesi nel mondo. Quindi, in base all'esperienza degli ultimi 50 anni, bisogna rinnovare questo impegno del trattato di non proliferazione e farlo rispettare. Questo dovrebbe trovare un riscontro in quello che ha detto Obama a Praga. Dobbiamo rinnovare questo impegno per sostenere la non proliferazione di armi nucleari. Non dobbiamo creare un accordo nuovo, dobbiamo semplicemente rispettare gli impegni che avevamo già affermato. Inoltre voglio dire qualcosa sulle osservazioni che ricevo regolarmente quando giro l'Europa, cioè che è una cosa un po' inusitata per un esponente del Regno Unito parlare del ruolo dell'Europa. E noi in genere abbiamo questo atteggiamento standard verso l'Europa e tutti si aspettano in qualche modo che noi ripetiamo questo nostro approccio all'Europa. Però io non sono il solo nel Regno Unito a rappresentare questa idea. Ci sono almeno altri 20 politici che sono stati anche ministri della difesa che hanno sottoscritto l'agenda di Praga, e quindi questo disarmo multilaterale è un tema politico importante nel Regno Unito. Una volta era una questione sulla quale ci si divideva, adesso il disarmo è ormai diventato un'agenda di sicurezza, un programma di sicurezza, e c'è questa idea che le armi nucleari alla fine porteranno all'insicurezza e non alla sicurezza a lungo termine, quindi bisogna affrontare il tema. È vero che io sono l'unico ministro della difesa che ha parlato alla conferenza sul disarmo, perché noi volevamo mandare questo messaggio di accettare la leadership per portare avanti questa idea del disarmo, l'agenda del disarmo. Ora, la questione della politica comune è interessante. Le ragioni illustrate da Federica sono queste. Noi abbiamo una politica comune in Europa, certamente ci sono divergenze di opinione, tuttavia la sicurezza è dominata dalla NATO e quindi quella è la nostra politica comune, e secondo me
è una politica un po' conservatrice, non progressista, nel senso che è un'alleanza che non ha accettato la responsabilità di seguire tutto quello che hanno affermato i leader dei vari paesi che appartengono all'alleanza, e quindi abbiamo una politica dichiarata secondo la quale finché ci saranno armi nucleari la NATO sarà un'alleanza nucleare. Ora, finché la NATO avrà le armi nucleari, ci saranno armi nucleari al mondo. Semplicemente invertito i termini di questa affermazione. E quindi che cosa succede? Noi rimaniamo sempre allo stesso punto. E la mia risposta a Carlo è che in qualche modo bisogna insistere sulla diversità, vedere la nostra forza nell'essere diversi. Non rimanere su quelle posizioni comuni che abbiamo avuto per anni. Quindi si tratta di procedere in modo omogeneo e dire che se non insistiamo su questa diversità, da questa opinione che dà per scontata le armi nucleari, sarà compromessa la sicurezza. Io cerco veramente un dibattito all'interno del quale i politici si espongano e non parlino soltanto, ma ottengano i risultati che avevano promesso già ieri. Adesso vorrei ritornare sulla domanda posta da Federica. Sicuramente è una domanda intelligente. Allora, io non so esattamente che cosa avvenga a livello della posizione di revisione della deterrenza e la difesa. Ecco, non ci sono dibattiti nei parlamenti, e perché consentiamo a un gruppo di burocrati e tecnocrati di decidere quella che sarà la nostra posizione per i prossimi 20 anni? Certamente noi siamo l'alleanza militare che è riuscita meglio al mondo, però quello che avverrà a questo punto è che emergerà una situazione un po' come le tavole sulla montagna Chicago, per cui ci saranno presentate le decisioni della NATO come il compromesso da accettare. Poi certamente c'è chi crede nella sicurezza collettiva, in qualche modo si metterà in discussione la questione, però non si discuterà il merito, e quindi negheremo il dibattito alla fine, perché è stata una posizione comune raggiunta a fatica. Quindi è un processo delicato, pericoloso, soprattutto per chi vuole vedere il mondo in modo diverso da quello che è stato nella seconda metà del XX secolo. La parola a lei. Il nome, per favore, sempre. Si è acceso? Vedo qua che Lord Brown ha fatto parte del governo Blair, lo stesso governo che nel 2003 invase l'Iraq con gli Stati Uniti, con estrema convinzione anche su basi morali. In base alla convinzione che l'Iraq avesse delle armi nucleari, armi che non furono trovate perché non c'erano. Vorrei chiedere a Lord Brown, primo, come mai si fa la guerra a paesi sulla presunzione che abbiano armi nucleari, che poi si sa che non hanno,
mentre a paesi che di cui si ha la certezza della possessione di armi nucleari, per quelli ci si limita a degli ammonimenti. Come mai questo? Quale situazione, quale argomento abbiamo noi per dissuadere alcuni paesi ad usare armi nucleari ed altri che invece non lo hanno per reprimerli? In nome di che cosa? Di una giustizia? Di che cosa? Che cosa possiamo fare? E la seconda domanda che vorrei fare, mi scuso se è un po' provocatoria e forse anche retorica. La prima invece non lo vorrei era. Vorrei sapere da Lord Brown se nelle condizioni di adesso e con il senno di poi ritenga che la guerra contro l'Iraq sia stata un'azione giusta. Grazie. Prego. A te. Okay. Fabio Basagni, a friend of the foundation and a member of Lida Bless in London. Amico della fondazione. Grazie molte Lord Brown per un contributo estremamente ricco e provocatorio, molto interessante. La mia domanda è su due livelli. Da una parte noi abbiamo molte leve per i pericoli diciamo immediati e più evidenti, tipo Pakistan e Iran. Abbiamo leve economiche, politiche, tecnologiche, insomma di vario tipo, energetiche, di vario tipo. Quindi sembrano delle crisi pronte a scoppiare, però probabilmente sono contenibili. Dall'altro il grosso vero problema che vedo, ed è molto geostrategico, è l'avanzata della Cina, la proiezione della Cina, della sua potenza sia convenzionale che strategica. E lì credo che non abbiamo leve, perché anche la leva economica, oramai la Cina, quella economica e finanziaria, è più forte di noi. Quindi mi chiedevo, dal punto di vista proprio geostrategico, quali sono le sue riflessioni su questa asimmetria e questo problema di lungo termine, che non esplode adesso, ma probabilmente nei prossimi 5 anni, massimo 10, ci può creare grosse difficoltà. Grazie per lei. Natalino Ronzitti, io ho apprezzato molto l'accenno di Lord Brown alla zona priva di armi di distruzione di massa in Medio Oriente e al fatto che l'Europa dovrebbe farsi promotrice allo scopo di promuovere questa zona. Però attualmente io sono molto pessimista, perché finora è stato solo nominato un coordinatore e scelto il paese, la Finlandia, e questa conferenza dovrebbe svolgersi nel 2012, cioè domani. Non so se esista neppure un'agenda o se l'agenda debba ancora essere determinata. La domanda che faccio a Lord Brown è se Lord Brown vede la promozione di questa zona come un processo, così come si è avuta ad esempio per quanto riguarda la conferenza sulla sicurezza e cooperazione in Europa a partire dagli anni del 1970, che poi si è rivelata per certi aspetti un successo. La seconda questione riguarda la sfera di applicazione geografica della zona, cioè quali paesi dovrebbero essere coinvolti, tenendo conto che sarebbe il primo esempio di zona regionale priva di armi di distruzione di massa, perché finora abbiamo solo zone prive di armi nucleari. E la terza questione, che credo sia un rompicapo difficile da risolvere sotto il profilo istituzionale e giuridico, è lo status della Palestina. Come la Palestina può essere coinvolta in questa futura zona, perché normalmente queste zone vengono istituite mediante un trattato, e chi rappresenta la Palestina? Grazie. Aggiungiamo una quarta domanda. Oh, okay. Okay. I'm sorry, you asked me two questions and I...
mi ha chiesto, mi avete chiesto varie domande, quindi la prima domanda riguardava la istituzione di una zona senza armi di distruzione di massa in Medio Oriente e quindi se ritiene che questo possa essere assimilabile un po' alla CSCE. Poi c'è una... Altre domande? Ah, va bene, allora la rimandiamo e facciamo un altro ciclo dopo. Ok, it's your turn. Ok. Prima di tutto le domande provocatorie, anche se non posso ripetere il nome di chi me le ha rivolte. Ha fatto una affermazione provocatoria e io sono diventato un politico nella Scozia occidentale, quindi mi invita a nozze, diciamo, con la provocazione. E sono stato ministro della giustizia anche per la difesa dei diritti umani in Irlanda, mi ricordo l'accordo del Venerdì Santo che rispondeva alle necessità della popolazione. È un punto da tenere presente perché il governo Blair ha fatto degli errori, però ha fatto anche dei passi positivi e non conoscevo tutti i dettagli, né avevo il nulla osta di sicurezza per avere delle informazioni riservate. Tuttavia degli osservatori indipendenti hanno affermato che l'Iraq aveva delle armi di distruzione di massa e intendeva utilizzarle contro la popolazione. Io non ho votato per l'invasione dell'Iraq e per ironia della sorte alla fine di quel periodo ero proprio io adesso responsabile del nostro impegno militare in Iraq e dovevo dare all'Iraq la possibilità di prendere in mano il proprio destino. Fino a quando appunto l'Iraq si dimostrerà una democrazia che funziona, non proprio nel nostro senso del termine. Io mi ricordo l'ultima fase del nostro impegno in Iraq e comunque stiamo ancora investendo in quel paese con la nostra presenza. In ogni caso è evidente oggi che ci arrivano per esempio queste notizie dalla Libia e vediamo che attraverso la Libia possiamo dire avremmo contribuito alla rivoluzione, ci sarebbe stata la rivoluzione in Libia se avesse avuto delle armi di distruzione di massa Gheddafi, e il motivo perché non ce le aveva era per un impegno che aveva preso con Blair. Adesso io non so se il popolo libico ringrazierà di questo il governo inglese. Comunque io ho imparato attraverso le mie responsabilità quali sono le difficoltà e non le evito. E in futuro io so che dobbiamo intervenire a volte negli affari interni di altri paesi con delle risoluzioni dell'ONU e dobbiamo avere il sostegno degli attori regionali. Questa era la situazione in Libia. Ora, se un intervento di quel genere può portare a un miglioramento del paese, questo lo dirà
soltanto il tempo, però il popolo libico sta celebrando la risoluzione dei suoi problemi e l'intervento ha dato loro un certo grado di libertà. Ora, lo rifaremo? Non lo so. Io immagino che ci sono delle persone in Siria che dicono che noi dobbiamo risolvere le questioni da soli, nel senso possiamo semplicemente assistere alla morte di centinaia di migliaia di persone con tutta la capacità di intervento che abbiamo, come abbiamo fatto per esempio in passato. Io non sto cercando di scusarmi per la responsabilità che abbiamo avuto anche a livello storico in alcuni casi, sto semplicemente dicendo che quando ero ministro della difesa mi rendevo benissimo conto che c'erano truppe che dovevano o non dovevano essere stazionate in alcuni luoghi. Non era sempre facile prendere la giusta decisione. È un mondo complesso, bisogna chiedersi. Saremmo disposti ad aspettare, a rimanere semplicemente a guardare quello che avrebbe fatto Gheddafi? Io all'epoca non ero ministro del governo e certamente non invidio chi deve assumere decisioni del genere, però a un certo punto dobbiamo smettere di fare commenti e trovare veramente delle alternative a queste decisioni. Ora, io mi rendo conto che io stesso ho avuto responsabilità di questo genere ed è per questo che posso parlare, anche sulla base della mia esperienza. Comunque, c'è stata un'altra domanda interessante. Comunque io non posso decidere quello che farà il Medio Oriente, saranno i paesi del Medio Oriente a deciderlo. Io mi rendo conto e so che lo spazio condiviso di sicurezza che posso creare migliora la sicurezza e quindi dovremmo trovare lo spazio massimo di sicurezza per cui decidiamo di non risolvere i conflitti attraverso la violenza. Questo è il futuro verso il quale dovrà andare il mondo. Io dedicherò il mio tempo a realizzare questo obiettivo. Nella sua domanda si parlava di questa conferenza del 2012, quindi noi possiamo creare un processo credibile e dovremmo a questo punto chiederci semplicemente perché dopo 20 anni dalla guerra fredda non abbiamo realizzato una cooperazione migliore con la Russia, anche quando invece alla fine della Seconda Guerra Mondiale eravamo a buon punto con la riconciliazione. Quindi ci devono essere questi processi di riconciliazione. Per la domanda relativa a chi rappresenterà la Palestina non ho una risposta. Anche qui c'è bisogno di un processo che abbia credibilità. Per concludere, ecco, credo che di aver risposto a tutti, o forse ho dimenticato qualcuno, c'era un punto relativo alla Cina, la potenza geostrategica della Cina, diciamo. È una domanda interessante. Non sono un esperto della Cina e molti di voi lo sono. Non sono poi così sicuro, o meglio, io non sono un economista, però so che praticamente la Cina ha in mano gli Stati Uniti a livello economico. E
hanno già un grosso interesse negli Stati Uniti, quindi sta dicendo che l'obiettivo della Cina è quello di costruire una potenza nucleare per riprodurre quel duro confronto che noi avevamo in Europa? Non mi sembra logico in realtà. I leader cinesi sono intelligentissimi e non mi sembra che pensino a realizzare una cosa del genere. Il problema è che non